Non esistono l'inclusive, non esistono grandi resort, ma solo dei piccoli boutique hotel, degli ecolodge. Vale la pena spingersi fino qua? Sì, vale la pena, se appunto si hanno un po' di giorni a disposizione e quindi ci si organizza per un tour dell'isola che possa includere tanti luoghi diversi. Continuiamo questo percorso ideale, questo tour virtuale dell'isola. Arriviamo a Chorios, siamo sempre sulla costa nord, siamo sostanzialmente in mezzo all'isola. Chorios ha un grande merito, nel senso che riesce a unire splendide spiagge con tante attività che possono essere fatte. Questo per me è importante perché credo che possa essere un buon compromesso, ad esempio, per le famiglie o per quelle coppie un po' più attive che oltre ad andare in spiaggia a prendere il sole, rotolarsi nella sabbia, vogliano anche appunto riempire le loro giornate, il loro soggiorno giamaicano con diverse attività. Una delle più famose che si possono fare in questa zona è l'escursione sulle Dance River. Giamaica è una terra ricca di acqua e di vegetazione. Nella lingua dei primi abitanti dell'isola, infatti, proprio la parola Giamaica significa terra di legno e di acqua, ed infatti è proprio così, è piena di corsi d'acqua dolci, di cascate, di giungla fitta, buona parte ancora inesplorata, inabitata e non difficile da raggiungere. Le Dance River sono un esempio appunto di queste cascate che si trovano in tante parti dell'isola. E hanno per la maggior parte questa conformazione particolare. Solitamente appunto si sfociano sulla spiaggia, sfociano in mare ovviamente, e non sono a gettata unica, ma sono piuttosto composte da tanti gradoni, quindi a scalini, e ad ogni piano sostanzialmente si formano queste piscine naturali. Le Dance River si scalano partendo dalla spiaggia, si risalgono con un percorso che può sembrare inizialmente difficile, ma in realtà è molto facile, è adatto a tutti, bambini, adulti, qualcuno un po' più âgé, non solo per chi è un abile scalatore, ma anzi può essere davvero fatto da tutti. E in più questi tour sono comunque accompagnati, quindi c'è sempre una guida che ti aiuta magari nei passaggi un filino più complessi. Unica cosa da fare è portarsi le scarpette antiscivolo, per una questione di sicurezza, però appunto anche perché può aiutare per scalare la cascata senza problemi. Esistono poi anche parchi naturali, zipline, percorsi sugli alberi. Li andremo a vedere alla fine della presentazione dove ho messo insieme le varie attività, ecco, che possono essere fatte. Ricordatevi che appunto in questa zona è possibile davvero riuscire a unire la spensieratezza del relax con anche qualcosa di un pochino più adrenalinico, proprio per avere un programma più completo di soggiorno. Arrivo a Montego Bay. Montego Bay è la porta d'accesso turistica per eccellenza, dicevo prima, servita dalle principali compagnie internazionali, sia di linea sia charter, che arrivano, atterrano all'aeroporto di Montego Bay e poi da qua appunto i viaggiatori raggiungono le loro destinazioni e i loro resort. Di questa zona ci tengo a sottolineare la possibilità di soddisfare la richiesta per i clienti che per esempio sono appassionati di golf. Si trovano qua i più bei campi da golf di tutta la Giamaica, tanti affacciati sul mare, tanti sono addirittura d'epoca, cioè non realizzati pochi anni fa, ma hanno una storia alle spalle. Io non sono una professionista, neanche un'appassionata in realtà, ma mi hanno raccontato che sono molto molto apprezzati dai giocatori di golf proprio per la diversità, la complessità anche di alcuni passaggi. Quindi se in caso qualcuno di voi dovesse avere dei clienti interessati a questo tipo di sport da praticare durante un soggiorno all'estero, durante una vacanza, sappiate che Montego Bay è la scelta giusta. Oltre a questo, esistono anche nella zona delle ville coloniali che possono essere visitate, tanti ristoranti locali che possono essere frequentati, anche se magari il viaggiatore sceglie di avere un trattamento di all inclusive, è sempre possibile magari la sera o a pranzo ritagliarsi
un momento per uscire appunto eventualmente dai resort e frequentare, provare questi ristoranti o questi locali che si trovano a Montego Bay. Qua si trovano anche alcune delle soluzioni offerte appunto da Sandals. In questo caso passo la parola a Paola, che sicuramente più di me può essere esplicativa. Grazie Elisa. Guarda, quasi quasi mi hai fatto venire voglia di andare in Giamaica. Voi pensate che quando mi hanno dato la rappresentanza 6 anni fa, la prima cosa che hanno fatto, mi hanno messo in mano un bel biglietto aereo, 10 giorni in Giamaica da sola. Fa, adesso ti vedi la Giamaica e da lì capisci lo spirito Sandals, perché la catena è giamaicana, il proprietario Mr. Stewart è un giamaicano che è nato e cresciuto ai Caraibi e aveva un sogno, aveva come sogno quello di condividere casa sua, i Caraibi, con il resto del mondo. Ha creato quindi questa, diciamo, catena alberghiera. Quello che vedete in fotografia è il primo albergo che lui ha acquistato nel 1981. Pensate che è una catapecchia. E lui dice proprio nella sua autobiografia, dice: non sapevo bene cosa fosse, ma aveva una spiaggia bellissima e quindi l'ha comprato e la sua avventura è iniziata da lì. Molti di voi probabilmente conosceranno la catena Sandals e Beaches, famosissima per il luxury included, l'all inclusive più bello che c'è al mondo, nel senso più completo, perché il luxury included di Sandals include più servizi di qualsiasi altro resort all inclusive al mondo. Qui a Montego Bay abbiamo due resort. Abbiamo il Sandals Montego Bay, che vedete nell'immagine, con 264 camere, 9 ristoranti, e qui c'è una delle spiagge più belle della Giamaica. Infatti, si sente sempre parlare di Negrilli Negrilli. In realtà, anche lo stesso Montego Bay è stata una scoperta per tutti. Ogni volta che accompagniamo i fam, gli agenti ci dicono: ma questo Montego Bay non pensavamo avesse una spiaggia e un mare così bello. Quindi anche è importante sapere dell'esistenza, appunto, di belle spiagge anche a Montego. Noi siamo anche posizionati a Ocho Rios, ma naturalmente le destinazioni più richieste sono, noi oggi ci siamo concentrati proprio su Montego Bay e su Negril, perché sono le destinazioni più richieste dal mercato italiano. Allora, cosa succede? Quando in una località ci sono due resort Sandals, i clienti di un resort possono usufruire anche dei servizi dell'altro. E qui la formula che vedete, stay at one, play at two. Cosa vuol dire? Che i clienti che decidono di soggiornare a Sandals Montego Bay hanno la possibilità, attraverso un servizio di navetta gratuito, di trascorrere la giornata anche al vicino Sandals Royal Caribbean, che poi vedremo. Quindi possono usufruire di tutti i servizi di entrambi i resort, quindi piscine, ristoranti, insomma. Quindi pensate, i numeri che vedete sono raddoppiati perché parliamo di due resort. E quindi quello che vi dicevo, cos'è la formula vincente? Questo all inclusive, nel senso che nei nostri resort tutti i ristoranti, e in questo caso ce ne sono 9, sono tutti inclusi e sono, la maggior parte sono à la carte. Quindi nei Sandals non vedete mai i braccialetti colorati, clienti di serie A, clienti di serie B, nel senso che tutti hanno accesso a tutti i ristoranti. Come vedete nella mappa, tutto il resort è diviso in villaggi, c'è lo Chanel Front Village, il Beachfront Village, il Caribbean Village e il Beachfront Villa Suite. Allora, questo resort è stato tutto completamente ristrutturato, quindi è molto bello perché, oltre ad essere in una posizione bellissima, perché la spiaggia è bianca, è lunga, ha una bella posizione anche rispetto al mare, e anche tutto, ha tutto questo stile nuovo. Però vedete che sempre in tutti i resort Sandals sono divisi in villaggi, quindi non hai mai la sensazione dell'assembramento, di un corpo centrale dove tutti si ritrovano, quindi perché ci sono tanti ristoranti e tante piscine. Ecco, c'è da dire, perché è giusto ed è corretto dirlo, questo resort è attaccato all'aeroporto. Dietro, non si vede molto bene nella mappa, c'è proprio la pista. Quindi noi siamo a 3 minuti dall'aeroporto e voi vi domanderete: ma come fate a vendere un resort che è attaccato all'aeroporto? È la stessa domanda che ho fatto io quando ho visto il resort. Dico: adesso mi spiegate come fate. In realtà, pensate che questo è il resort col più alto numero di repeaters.
Perché ormai loro si sono abituati, nel senso che dopo un po' gli aerei non li senti più, anche perché diciamo, cioè, non siamo a New York, non siamo a Washington, siamo in Giamaica, dove sì, ci sono nelle ore centrali della giornata dei voli, però non è una cosa. E dopo un po', quindi loro sono abituati a salutare gli aerei che passano, e quindi va detto questo sicuramente al cliente, il cliente va avvisato. Quindi ci sono persone che preferiscono non fare trasferimenti troppo lunghi, e quindi va bene questa posizione, o altri invece in cui sono disturbati dall'aeroporto. In questo caso non è, diciamo, il resort adatto per questo genere di clientela. Possiamo andare oltre, Elisa, con le immagini? Arrivo. Ok, perfetto, così sì, vai tranquilla. Ecco, vedete, questo è un nuovo stile, le camere sono tutte nuove. Quello che vedete qui sono le swim up, pensate, sono camere che hanno accesso direttamente alla piscina, piscina che non è privata, è una piscina comune. Quindi vedete, hanno tutti uno stile fresco e nuovo. Se andiamo avanti, magari riusciamo a vedere anche meglio. Ecco, vedete questa vasca è un dettaglio importantissimo per vendere Sandals oggigiorno, perché è la firma dell'architetto. Quando voi avete delle camere che nel nome hanno scritto Tranquility Soaking Tub, vuol dire che sono camere nuove, camere rinnovate, che hanno appunto questa vasca sul terrazzo, sul balcone, sul patio. Vedete, c'è la tenda, quindi per la privacy. Vedete, lo stile è tutto molto nuovo, i colori sono più chiari e più fresco. È lo stesso stile, insomma, che abbiamo un po' anche nelle sorte di Barbados, che sono i nostri ultimi nati. E vedete, c'è questo appunto, e soprattutto la cosa bella di questo resort è che si sviluppa in senso orizzontale rispetto alla spiaggia, quindi tutte le camere, diciamo, sono vista mare praticamente. Sono tutte da questa parte. Procediamo quindi diciamo, al cugino, il Sandals Oyer Caribbean. Come vi dicevo, questo è l'altro resort che abbiamo, è a 10 minuti di strada dal Sandals Montego, e i clienti possono appunto venire qua e trascorrere la giornata. Qui abbiamo 227 camere, sempre 8 ristoranti, e questo è il primo resort dove Sandals ha costruito le prime 12 over the water bungalow e villa. Ne abbiamo 12 bungalow e 5 ville. Vedete, abbiamo un'isoletta privata che è di proprietà di Sandals, raggiungibile con una barca a motore, e l'isoletta, dall'isoletta parte il pontile dove sono collegate le over the water, naturalmente a forma di cuore, perché i Sandals sono per gli innamorati, per le coppie, solo coppie di adulti. Infatti il nostro slogan è tutto quello di cui dovete portare l'amore, il resto ci pensiamo noi. E quindi vedete, quello non è enorme per noi, 200 camere, che siamo abituati a numeri più alti, non è enorme come numero. Però anche qua vedete, sempre suddiviso in villaggi. Tra l'altro, questo resort è un pochino più vecchiotto rispetto a Sandals Montego Bay, ma sono stati fatti dei lavori recentemente e hanno ristrutturato delle parti, quindi le parti davanti, e anche il Crystal Lagoon, come vedete, e il Caribbean Village sono stati rinnovati. Per cui, insomma, diciamo che allora, le spiagge di questo resort sono un pochino più piccole, sono delle calette, però i colori sono bellissimi, come quelli che abbiamo appunto a Montego. Vedete, questo è un blocco di camere rinnovato. E come dicevo, anche qua abbiamo appunto le Tranquility Soaking Tub, vedete, tutto nuovo. Quindi uno stile Sandals sta cambiando. Voi pensate, è sul mercato dal 1981, ha cominciato con questo stile molto americano, con questo mobilio molto scuro e pesante, adesso sta cambiando. Quindi questo architetto, vedete, i colori sono molto più chiari, molto più romantico, diciamo meno pesante. Questa camera ha una vista spettacolare, pensate un po'. E c'è la solita vasca, la Soaking Tub, la Tranquility Soaking Tub. Quindi per rendere ancora più romantico l'ambiente. Queste che vedete sono le over the water. Quindi vedete, sono camere, tutte camere con servizio maggiordomo, sono camere molto spaziose, sono camere tra l'altro di circa 150 metri quadri. Pensate, sono degli appartamenti, cioè hanno la piscina privata, hanno il trasferimento privato, e il loro servizio privato di maggiordomo. Vedete che all'interno c'è un pavimento di vetro dove possono vedere appunto sotto i pesci, quindi è molto romantico. Queste sono le suite, naturalmente. Ecco, adesso lascio la parola a Elisa, che così introduce la località di Negril. Sì, grazie Paola. Passiamo appunto a Negril e vedremo tra poco le strutture firmate Sandals e Beaches che si trovano in questa zona. Ci siamo spostati sull'ultimo, insomma, lembo più a
ovest dell'isola di Giamaica e arriviamo a Negril. Negril è conosciuta da tutti i viaggiatori per questa splendida Seven Miles Beach, questa spiaggia di sabbia borotalco, acqua cristallina, lunga 7 miglia.